quindi la parola immediatamente al professor Dell'Olio e a lui. Grazie, intanto buonasera, buonasera a tutti e a tutte. E grazie per avermi invitato e voi per aver accolto questo momento che vorrei davvero di riflessione collettiva. Lo dico come preambolo. Io penso che dovremmo riacquisire il gusto, il senso, la profondità, la bellezza di discutere insieme, di ragionare insieme, ricercare insieme. E le forme di individualismo nelle quali un certo tipo di cultura, che temo oggi vada persino per la maggiore, ci ha rinchiusi, raggiunge, come dire, delle punte di eccellenza negativa proprio nel fatto che anche la riflessione, quando ne siamo capaci, in genere ne siamo capaci, anche la riflessione spesso viene fatta individualmente, viene condotta appunto da isole che fanno fatica ad incontrarsi, a condividere anche, non, se non riflessioni alte, almeno le considerazioni, almeno i commenti. E questo si limita forse al commento banale del bar, o ci lascia del tutto passivi quando la riflessione e la discussione avviene attraverso il mezzo televisivo. E quindi, come dire, ritrovare il fascino, la bellezza di scoprire i volti, se non altro, diventa importante. Io spero che ci sia anche la fase, una parte di dibattito, insomma, di approfondimento anche rispetto alle vostre curiosità o domande o considerazioni che vorrete porre poi anche alla fine. Questo lo dico come premessa perché, badate, sono convinto che se riusciamo a mettere insieme i frammenti anche della nostra capacità di riflettere, di considerare, anche di arrivare creativamente a proporre, e questo è un elemento essenziale di crescita di comunità. Tutto il resto in qualche modo ci lascia silenti. Lo dico anche a partire dall'esperienza di Libera, a cui con molta precisione chi ha introdotto questa serata ha fatto riferimento. Libera nasce dopo la cosiddetta stagione delle stragi nel 92, con il 23 maggio Giovanni Falcone e la scorta, la sua compagna, e poi nel 92, sempre il 19 luglio, Via D'Amelio, ricorderete, è rimasta impresso nella memoria di tanti, e i più giovani ne hanno sentito parlare, tanto da essere diventato poi un punto di riferimento nelle strategie appunto di riflessione, di contrasto anche alle mafie. E si cominciò a discuterne in quel momento e della formazione o del dar vita appunto, dell'ipotesi di dar vita ad un nuovo soggetto di contrasto alle mafie, come contributo della società civile si pensava di creare un'altra associazione. Poi dalla discussione un po' appunto collettiva si pensò che piuttosto che un'altra associazione accanto alle altre ci fosse l'esigenza di una rete di associazioni che funzionasse come possibilità di accompagnamento e di sostegno di tante esperienze che, anche per l'indignazione che era sorta in tante persone dopo quella stagione, andava prendendo piede nel paese, e per la verità in quel momento in maniera particolare in tutto il paese. Intanto Palermo diventava un laboratorio interessante senza che nessuno avesse pensato di organizzarla, ci furono dei voti di protesta, ricorderete le lenzuola alle finestre, ai balconi, nelle strade di Palermo, o la contestazione dei rappresentanti delle istituzioni che partecipavano ai funerali. Ed era davvero una contestazione e un modo di manifestare che nasceva spontaneo nella gente, non veniva, e subito dopo appunto gruppi piccoli soprattutto che in tante città d'Italia andavano sorgendo. O Rita Borsellino, la sorella di Paolo, ancora ci racconta di gente che si presentava spontaneamente a casa sua, arrivando casomai da paesi, da città del nord Italia, per dire cosa possiamo fare noi, cerchiamo di organizzarci insieme, vogliamo darvi una mano, no? Ecco, Libera nasce soprattutto come esigenza di
sostenere, accompagnare, promuovere, organizzare anche questo desiderio di contribuire nella lotta contro le mafie. Ma come premessa mi sembrava importante, la scuola della non violenza mi ha insegnato sempre che prima di giudicare, mi dice per la verità, di giudicare l'altro, fai 7 miglia nei suoi sandali, no? È una cosa preziosa che bisognerebbe sempre osservare. E cercare di capire gli altri come vivono questa proposta, no? E io non voglio giudicare nessuno, ma sto cercando di immaginare i vostri pensieri e così, come ipotesi di lavoro, che poi vorrei anche confrontare con voi, mi sembra che siano ricorrenti, e non soltanto a Mugliano Veneto, ma piuttosto diffusi anche nel territorio nazionale, almeno 2 pregiudizi nei confronti del tema che stiamo affrontando, delle mafie e dell'illegalità o della legalità. E cioè, il primo è che criminalità organizzata, meglio detta, in alcune regioni del sud Italia, e la seconda questione è che sia tutto sommato un affare che riguardi la magistratura e la polizia, la magistratura e le forze dell'ordine. D'altra parte, come si affronta un fenomeno che adotta la violenza come unico linguaggio? Come si affronta un fenomeno che si presenta non come delinquenza spontanea o frammentata, ma appunto si distingue proprio per questo in maniera organizzata e diffusa, se non con una forza altrettanto pari, no? Se non appunto più organizzata delle stesse organizzazioni criminali, come può essere appunto la magistratura o le forze dell'ordine. Io cercherò in tutti i modi di scoraggiare questi pregiudizi, di riuscire a capire come evidentemente oggi in maniera particolare, questa sfida, questo compito, con un senso di responsabilità, con un di più di responsabilità, dovrebbe essere molto più avvertito dalle nostre coscienze e dovrebbe trovare davvero responsabilmente, lo voglio ripetere e sottolineare, il contributo di ciascuno facendo la propria parte, ciascuno offrendo le proprie conoscenze, le proprie competenze, possibilmente affinandole, ma nessuno deve sentirsi in qualche modo né immune né escluso da una questione che evidentemente, e quindi già anticipo, ci riguarda tutti. Scusatemi, ma io non so, non conosco la realtà del Veneto e di Mogliano in maniera particolare, ma voglio scommettere che ci sia un consumo di sostanze stupefacenti. Cioè che c'è droga, dico no, lo faccio come ipotesi perché non ho letto statistiche in questo senso. Quella droga che arriva e che invade in qualche modo anche le strade, le case, l'esperienza di molti giovani, e non soltanto di giovani, per la verità, degli abitanti di una regione, di questa regione d'Italia, beh, prima di arrivare qui viene coltivata da qualche parte, presumibilmente in Colombia, viene raffinata in alcuni laboratori, viene trasportata in maniera illecita, cioè nascosta, viene e poi a sua volta tagliata, si dice in gergo, e poi viene spacciata sul territorio, producendo altissimi guadagni. Ma intanto, scusatemi, vi ho raccontato in brevissimo un iter che non può essere immaginato senza una forte organizzazione che gli sta alle spalle, che organizza esattamente quella coltivazione che addirittura diventa in alcuni casi monocultura, e poi appunto l'elaborazione chimica con degli esperti che possano farla e che sappiano farla, e così via, non vado avanti. Cioè, se uno pure volesse dire per fortuna noi non siamo toccati dal problema delle mafie. Le mafie non sono presenti sul nostro territorio, come ipocritamente continua a dire qualche sindaco del nord Italia e persino qualche prefetto del nord Italia. E scusate, se anche le mafie non sono presenti nella forma tradizionale in cui siamo abituati a conoscerle dalla letteratura cinematografica e quant'altro, voi siete in qualche modo i destinatari finali di quell'attività. E quindi almeno per questo uno dovrebbe preoccuparsi. Almeno per questo uno dovrebbe preoccuparsi.
è la prima, come dire, delle ragioni. Io ho parlato soltanto del consumo di sostanze stupefacenti. Immaginate che cosa significhi questo per la prostituzione oggi, che trova modalità che erano impensate fino a ieri, no? Nel senso che, voglio dire, difficilmente fino a 20 anni fa si poteva immaginare una ragazza dell'est o della Nigeria che non si prostituisse, ma che venisse prostituita sulle nostre strade, no? Io distingo tra prostitute e prostituite. Allora, anche lì c'è alla base un'organizzazione che prende queste ragazze, in alcuni casi, in molti casi, le trae in inganno, che le porta attraverso giri spericolati fine, non so, che ha la capacità di corrompere polizie, frontiere, dogane, di falsificare documenti, di introdurle con l'inganno di un'assunzione di lavoro da un'altra parte. Insomma, un'organizzazione che, ancora una volta, alla base di un'attività delinquenziale vi è un'organizzazione di cui anche in questa regione probabilmente non c'è la presenza tradizionale della coppola della Lupara, ma ci sono, c'è il risultato finale. Diventiamo in qualche modo i destinatari di questa, di questa. Quindi almeno per questo dovremmo occuparcene, ma ci sono ben altre ragioni. Ci sono ben altre ragioni.